Sì, grazie Presidente. Colleghi, tanto siamo soddisfatti che si sia arrivati su questo tema ad una mozione, un ordine del giorno comune. Io ci tengo solo a ribadire che il 7 febbraio del 2018 l'Associazione Salute Donna è andata con tutte le 23 associazioni che fanno parte di questa rete, proprio che va a cercare di dare una mano ai pazienti oncologici, hanno portato da sottoscrivere a tutti i partiti politici un documento, e tutti i partiti prima delle elezioni lo hanno sottoscritto. La mozione che ho presentato, dopo che ho fatto mandare centinaia di mail, perché appartenente all'intergruppo Insieme contro il cancro, ho mandato le mail a tutti quanti. Poche persone però mi hanno firmato la mozione. Poi mi sono ritrovato in aula mozioni analoghe e simili. Vabbè, insomma, l'importante, da pragmatico lombardo, che si arrivi all'obiettivo. Non sto qua a fare polemiche, però è evidente che se facciamo l'intergruppo, quello è il manifesto che abbiamo sottoscritto tutti, tutti dovrebbero presentarlo e quindi sottoscrivere tutti la mozione che avevamo depositato noi. Comunque, per ribadire che recepisce integralmente l'accordo di legislatura sottoscritto dalle 23 associazioni, come dicevo prima, è un documento. La nostra mozione era in 15 punti, sono rimasti 15 punti anche nell'ordine del giorno. È stato aggiunto il tema del caregiver oncologico, che è un tema comunque che non era inserito nella mozione originaria. Però i punti più importanti sono la formazione di un nuovo piano oncologico nazionale, basato sulla centralità del paziente e del suo percorso terapeutico, le reti oncologiche ed ematologiche regionali, a cui bisogna dare attuazione in collegamento anche col registro tumore nazionale, la messa a punto e l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali, i famosi PDTA, per le diverse forme di cancro, l'accesso permanente alle associazioni dei pazienti presso i tavoli istituzionali, perché non dimentichiamoci che queste associazioni fanno tantissimo per i pazienti e aiutano soprattutto anche negli ospedali a fare in modo che il paziente si trovi più a suo agio, che riesca a superare meglio l'aspetto anche psicologico, quindi hanno un ruolo fondamentale, addirittura in alcuni casi fanno anche di più queste associazioni, mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi, e su questo fronte abbiamo visto più di un'occasione anche ricercatori e ricercatrici che proprio con i metodi innovativi stanno portando alla cura di tumori che fino a qualche anno fa, una volta che uno appunto aveva queste malattie, il rischio era veramente che si potesse sopravvivere poco. Invece oggi con queste terapie innovative sono stati fatti dei progressi, dei passi notevolmente in avanti, a favorire anche l'accesso ai famosi test diagnostici molecolari che facciano in modo che ci siano delle terapie personalizzate, anche questo assolutamente fondamentale, come anche il fatto che si completi, questo è un tema su cui noi ci battiamo da tanto tempo, l'istituzione in tutte le regioni delle famose Breast Unit, il cui termine fissato a livello comunitario è scaduto nel 2016. E poi anche a porre in essere, a proposito, quando si parla spesso del tema dell'autonomia, questa è una mozione invece che va nella direzione proprio auspicata da tutti, che è quello di porre in essere delle campagne di comunicazione più efficaci per promuovere l'adesione agli screening oncologici previsti proprio e garantiti dai livelli essenziali di assistenza. Questi sono i punti programmatici che tutti condividono e costituiscono il percorso ideale per la presa in carico e la cura del paziente oncologico, come è stato detto un po' anche dal collega che mi ha preceduto. E sottolineando il contributo importante del mondo del volontariato e della società civile, che dà una mano a stimolare su tematiche che magari non danno una risonanza mediatica che spesso i politici cercano, però penso che sia fondamentale andare in questa direzione e fare in modo che l'intergruppo riesca
a ottenere anche dei risultati concreti. L'intergruppo ce l'ha anche nella passata legislatura, aderiscono tutte le forze politiche, c'è l'idea di proseguire, quindi auspichiamo che il governo cominci con qualche atto concreto a venire incontro a queste esigenze, che sono esigenze assolutamente importanti. Questo è il succo del discorso, anticipo anche quella che sarà poi la dichiarazione di voto, ovviamente sull'ordine del giorno condiviso non potrebbe esserci che un voto favorevole. Grazie. Grazie, senatore Romeo.